Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta cioccolata e amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, zucchero semolato, panna, uova, amaretti, farina 00, olio di semi, cioccolato fondente, lievito per dolci, vanillina e lo staccante per teglie. Per questa ricetta ci serviranno la farfalla, è uno stampo a cerniera del diametro di 24. Abbiamo rivestito con carta da forno il fondo e andremo a spennellare i bordi con il nostro staccante per teglie. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale i nostri amaretti. E li tritiamo in maniera grossolana per 3 secondi a velocità 5. Andiamo a mettere da parte. Senza lavare il boccale, andiamo a prendere una delle due dosi del cioccolato fondente, la mettiamo all'interno del boccale e lo tritiamo per 8 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte. Sempre senza lavare il boccale, adesso andiamo a posizionare la farfalla. Versiamo all'interno le uova. Andiamo lo zucchero. Li facciamo montare per 5 minuti. A velocità 4. Adesso aggiungere la panna. L'olio. E amalgamare per 4 minuti a velocità 4. Adesso aggiungere la farina. Il lievito per dolci e la vanillina. E facciamo amalgamare per 5 minuti a velocità 4. Adesso aggiungere il cioccolato fondente che avevamo precedentemente tritato. E una parte degli amaretti. L'altra parte la conserveremo per la decorazione. Facciamo amalgamare per un minuto
A velocità 2 spadolando. Scusate, abbiamo dimenticato di dire prima che andava tolta la farfalla prima di mettere gli amaretti e il cioccolato. Quindi facciamo partire. Andiamo a verificare il composto. Se fosse necessario mescolare con la spatola. Questa è la consistenza del nostro composto. Andiamolo a versare nella tortiera. Adesso andiamo a infornare a forno statico a 180 gradi preriscaldato per 40 minuti circa. La nostra torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Mentre che la nostra torta raffredda, andiamo a preparare la glassa per la decorazione. Versiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Con l'aiuto della spatola riuniamo sul fondo del boccale il cioccolato che adesso andremo a sciogliere. Chiudiamo e facciamo cuocere per 5 minuti. Gradi, velocità 3. Il nostro cioccolato fuso è pronto, andiamolo a trasferire in un contenitore che ci aiuterà a glassare la torta. Adesso andiamo a glassare la nostra torta. Con l'aiuto di una spatolina andiamo a sistemare la nostra glassa su tutta la superficie della torta. Adesso andiamo a completare versando sopra gli amaretti che avevamo precedentemente messo da parte. Adesso lasciamo riposare la nostra torta per una mezz'oretta, il tempo che si solidifichi la glassa. Torta a cioccolato e amaretti. Grazie e alla prossima ricetta!